La mia casa è stata distrutta fino alle fondamenta, quindi non c'è rimasto più nulla. È successo il bombardamento della mia casa nel bel mezzo di una giornata tranquilla che nulla lasciava prevedere ad un bombardamento, perché si era in mezzo, praticamente è successo durante gli accordi di Minsk. Ma l'aereo, il drone che è passato prima sopra del bombardamento, che è passato un'ora prima, stava ad indicare cosa? Che eravate già sotto tiro? Noi eravamo sicuri che la guerra non ci sarebbe, non avrebbero bombardato, perché eravamo in regime di accordi di Minsk, di tregua. Sì, ha detto l'aereo, questo drone ha volato per un'ora, però nessuno si immaginava che avrebbe poi, Kiev avrebbe poi bombardato. Nessuno si immaginava, però comunque loro hanno visto chiaramente che lì c'erano dei bambini. Certo, perché i bambini giocavano nel cortile, nel giardino, e quindi li avevano visti perfettamente. Allora, il bombardamento è stato fatto appositamente, è stata una provocazione per sollevare proteste e compromettere gli accordi di Minsk. Se avessero ucciso un vecchietto, magari non ci sarebbe stata una risonanza tale, magari, che non uccidere e distruggere una famiglia intera dove c'erano dei bambini. È sopravvissuta anche mia figlia, che aveva solamente 2 settimane di vita, però anche lei è stata ferita dalle schegge dei proiettili. Come sta adesso? I cacca non si biacciustiti. È rimasta molto spaventata questa bambina, chiaramente ricorda poco. Invece mia figlia Katia è rimasta, il corpo è stato fatto a pezzi. Il braccio sinistro spezzato a lei, ad Anna. Qui ci sono alcuni dei bambini che sono rimasti uccisi nel Donbass, sono delle foto. Questi sono bambini bombardati, Lugansk, Donetsk, Gorlovka, bombardati dagli aerei ucraini. Questo è un mio amico che piange la morte di suo figlio. E noi, dice Victoria, non abbiamo preso le foto peggiori, perché ce ne sono anche di peggio. Abbiamo preso le foto più emblematiche per farvi capire com'era e com'è la situazione. Foto dei bambini che sono morti, funerali di questi bambini. Questa è Katia, la figlia di Anna, è qui. Questi sono 2 fratellini. Questo è un bambino che non aveva nemmeno un anno di età, rimasto ucciso. Questa è la bimba che si chiamava Sonia. Qui questa famiglia è rimasta uccisa in un sol colpo, perché un missile praticamente loro vivevano in una casa di 9 piani, un missile ha colpito la casa ed è entrato direttamente nell'appartamento, uccidendo d'un colpo tutta la famiglia intera. E questo è il monumento che noi abbiamo inaugurato a Donetsk, dedicato ai bambini e alla guerra che sono costretti a vivere, quindi il fratellino che con la mamma protegge la sorellina impaurita, il bimbo guarda a Kiev, verso Kiev, e protegge col suo corpo la sorella. Questi sono 3 fratellini che si erano stati messi dai genitori nella vasca da bagno per proteggerli dal bombardamento che era in corso sulla loro casa. Si erano rifugiati nella vasca da bagno, ma i proiettili li hanno raggiunti lì e praticamente i loro corpi sono stati fatti a pezzi. La mamma è impazzita dal dolore, è veramente, si è ammalata. Nessun bambino ha subito
dei danneggiamenti, delle ferite, nessun bambino è morto, solo i nostri, ci sarà un motivo. Cioè muoiono solo i bambini del Donbass. Questo significa che li uccide l'esercito ucraino e ciò è terribile. То есть рассказывают про террористов и сепаратистов, но убивают почему-то именно детей Донбасса и именно украинская армия. Loro dicono che noi siamo terroristi, separatisti, però ci uccidono e uccidono i nostri bambini. Questa è la lista dei bambini morti in due anni. Nei primi due anni di guerra. Solo una piccola parte. Несколько сот детей и подростков погибло. Alcune centinaia di bambini e ragazzini fino ai circa 18 anni sono morti. Molti bambini non sono stati ancora identificati, molti sono spariti nel nulla, quindi non si sa nulla di questi bambini. Solo a Donetsk sono 335 i bambini rimasti invalidi. Un migliaio sono di persone sono sparite nel nulla. Molti di questi bambini, di questi 335 di Donetsk rimasti mutilati, chi è rimasto senza un braccio o una gamba, un occhio, hanno subito delle mutilazioni tremende. Circa 1000 persone sono rimaste mutilate come Anna. E tutti queste persone sono la testimonianza dei delitti compiuti da Kiev. Di queste persone si conoscono nome, cognome, indirizzo, sappiamo tutto. È una testimonianza. Questi sono disegni dei bambini Lugansk, della città di Gorlovka, Lugansk, Donetsk, che hanno disegnato ciò che hanno visto durante la guerra. Ci sono dei disegni molto chiari dove ci sono anche le bandiere. I bambini non possono dire le bugie e dicono quello che vedono. A giugno del 2014 è avvenuto forse il più grave e pesante bombardamento degli aerei ucraini a Lugansk, dove 18 persone sono morte in un solo colpo, di cui molte erano donne, strade, case. In questo tempo i bambini vogliono mira, показывают, что они хотят жить с мамой и папами. I disegni mostrano anche quanto i bambini del Donbass vogliano vivere in santa pace con i loro genitori, vogliano la pace. Рисуют садики, рисуют школы. Disegnano anche le scuole, gli asili nido, i giardini, il sole. Но в основном они рисуют это сидя в подвалах. Ma disegnano da seduti nei sottoscala. Perché dice Anna, sparano contro le scuole, gli asili nido. Per esempio a Gorlovka tutti gli ospedali dei bambini, gli ospedali pediatrici, sono stati bombardati. Come vivete adesso? Adesso la situazione è molto pesante, continuano ad uccidere le persone. Abbiamo uccisioni di continuo, per esempio una signora di 37 anni che è rimasta invalida. Il bambino, il figlio è rimasto vivo ma invalido. Ma c'è qualcuno che vi protegge? Я на данный момент меня вывезли оттуда. Мой дом разрушен до фундамента. La mia casa è stata distrutta fino alle fondamenta, quindi non c'è rimasto più nulla. Чтобы приехать сюда на протезирование, я была вынуждена обратиться в Россию за статусом беженца. Per riuscire a venire in Italia per avere la protesi, ho dovuto richiedere un documento da rifugiata presso la Federazione Russa. Другого способа получить проездной документ не было, потому что на Украину я не выездная, я сепаратист из-за того, что in quanto io non posso uscire dall'Ucraina perché per l'Ucraina io sono una separatista. Тут я хочу сказать как политик, что объявило государство Украины Киев блокаду Донбассу и отказались. Io come politico posso dire che l'Ucraina ha fatto il blocco contro il Donbass. Выплачивать полтора года назад людям
социальные пособия, выплаты. И quindi hanno tagliato tutti i sussidi sociali. E quindi gli abitanti del Donbass non pagano più nulla, non pagano pensioni, non pagano più assolutamente niente. E quindi praticamente è successo, per esempio con Anna, che a Kiev praticamente gli ha distrutto mezza famiglia e l'hanno lasciata, la volevano lasciare morire così di stenti e di, senza nessun aiuto. Sui media ucraini, quando, siccome mia suocera piangeva sulle rovine della mia casa dopo il bombardamento e ha urlato delle cose contro Kiev, eccetera, Kiev ha presentato questo video come una montatura, dicendo molto bene l'attrice recita di fronte alle rovine di questa casa. È tutta una falsità, hanno detto. Dopo, il giorno dopo del bombardamento della mia famiglia, hanno fatto un altro bombardamento e hanno ucciso un piccolo bambino di 3 anni, è rimasto ucciso nel bombardamento del giorno dopo. Quindi sparano contro i civili, ma per distruggere le infrastrutture. Quindi scuole, asili nido. Anche le pompe dell'acqua e le infrastrutture dell'acqua, eccetera. Sparano anche contro le chiese. Sparano anche nei posti dove viene dato l'aiuto umanitario, distribuito ai civili l'aiuto umanitario. Adesso il presidente dell'Ucraina Poroshenko ha dichiarato. То есть его советники президента, помощники заявляют. Да? От его имени. Diciamo gli assistenti del presidente a nome di Poroshenko dicono che praticamente gli abitanti del Donbass non sono persone, quindi bisogna liquidarli. Официально заявляют, что готовятся к зачистке территории. E si preparano. Полтора миллиона лишних людей. E praticamente 1,5 milioni di persone su questo territorio sono superflue e quindi vanno eliminate. Это заявляет официальный журналист Богдан Буткевич. Il giornalista Bogdan Butkevich, che è il giornalista ufficiale del Maidan, lo ha dichiarato apertamente al canale televisivo centrale, ha dichiarato, ha detto queste testuali parole: là nel Donbass c'è 1,5 milioni di persone che sono, diciamo, superflue e per questo vanno eliminate, vanno uccise. Parole testuali. E il deputato popolare di nome Berioza avrebbe detto che gli abitanti del Donbass sono aiutanti e quindi conniventi dei terroristi e per cui verranno applicati nei loro confronti i metodi nazisti del filtraggio. Такое же заявление сделал руководитель штаба вооруженных сил Украины. Anche le stesse dichiarazioni vengono anche dai dipartimenti militari dell'Ucraina. При этом они отказываются выполнять минские договоренности. Loro si rifiutano, Kiev si rifiuta di eseguire, di adempiere agli accordi di Minsk. Представлять специальный статус Донбассу, который прописан. Si rifiutano di concedere lo status di autonomia speciale al Donbass. И проводить там выборы, что также зафиксировано. E si rifiutano anche di concedere le elezioni che sono sempre previste dagli accordi di Minsk. Loro dicono che il Donbass sarà o ucraino oppure deserto, cioè privo di abitanti. Loro non hanno interesse per 4 milioni di persone che vivono, per loro non sono importanti.
ну, Аня сказала, что ей она была вынуждена уехать в Москву, ее перевезли в Москву, транспортировали после. Per esempio, Анна è stata portata a Mosca dopo il bombardamento e lei si, e quindi ha fatto la riabilitazione, Mosca l'ha aiutata. Я занимаюсь вместе с Виктором Медведчуком как общественник, общественное движение антивойна, обменом военнопленных. E io mi occupo insieme, как его зовут? Виктор Медведчук. Виктор Медведчук. Официальный представитель Украины. Sì, è il rappresentante ufficiale dell'Ucraina. Insieme a lui mi occupo della questione dei prigionieri politici e delle persone che sono sparite nel nulla. Yeah. Abbiamo ispezionato le prigioni dove ci sono i prigionieri politici, i prigionieri carcerati, insomma, ucraini, nelle due repubbliche di Donetsk e di Lugansk. Мамы Украины и Надежда Савченко подтвердили, что там соблюдаются нормы международного права. E sia le madri dell'Ucraina, sia Надежда Савченко hanno confermato che lì vengono rispettati i diritti, i loro diritti secondo il diritto internazionale. Да, в то же время как к военнопленным Донбасса и политзаключенным применяются пытки повсеместно. E mentre al contrario verso i prigionieri politici del Donbass vengono tenuti nella condizione opposta, cioè vengono torturati e trattati in questa maniera. Один из случаев – это задержание гражданина Украины Леонида Беликова. Per esempio Леонид Берик, un cittadino dell'Ucraina, на территории Украины, в СИЗО. In prigione in Ucraina. Ему два года не оказывается помощь, у него гниет челюсть. Выгнила уже несколько, ну, порядка двух сантиметров челюсти, он даже не может есть, вытекает вода, и ему не оказывается помощь. E ha un problema alla mandibola, non riesce a masticare e non usufruisce di nessuna forma di aiuto e di assistenza medica. Один из военнопленных садиков был вынужден сам скрыть себе рану из-за того, что началась гангрена на ноге. Сам лечится. Вскрыл и зашли врачи, и врач потерял сознание, потому что гной и кровь, она потеряла сознание, кость прогнила. Non sto raccontando di questo caso in cui è andata in cancrena una gamba, una cancrena alla gamba e insomma ha dovuto fare da solo, ha dovuto in qualche modo rimediare. I medici non. Il medico praticamente ha perso conoscenza e dalla visione terribile di come era ridotta questa gamba. Poi abbiamo una donna di 40 anni che si chiama Svetlana Gubik a Kharkov, che si trova a Kharkov. L'hanno torturata. Il battaglione Айдар l'ha torturata. И после этого она потеряла память, и у нее эпилепсия. E dopo di questo praticamente lei ha perso un po' la memoria, è diventata epilettica. E quindi ha perso. У нас есть женщина, которой 68 лет, ее два года держат в Красноармейске без предоставления помощи. 68 лет. Ну, то есть. C'è anche una donna di 68 anni che она до сих пор она в плену, да? В Красноармейске, да, на территории Украины содержится как sul territorio, quindi è tenuta in carcere, incarcerata da due anni e praticamente non ha. Об этих случаях мы во всех сообщили в Красный Крест и ООН по противодействию пыткам. Noi abbiamo già annunciato presso l'ONU, presso tutte le questi casi di disumanità e di non rispetto dei diritti umani. Sono stati confermati da più fonti i papali. Попали в отчеты соответствующие международные, но, к сожалению, e quindi abbiamo denunciato queste cose. Non ma l'Unione Europea non vuole vedere quello che sta facendo Kiev. Только слушает то, что говорит пропаганда, и все. E ascolta solo quello che dice la propaganda e basta. Суалем Исисков направлен в Страсбургский суд с доказательной базой ведения военных действий запрещенными снарядами с летальным исходом. У Ани два иска в суде. Anche Аня ha fatto due denunce al tribunale di Strasburgo, ha detto che Kiev sta usando le armi non convenzionali.
esatto, e già due volte si è rivolta al tribunale. Ma nessuno ha preso in esame, dice, la morte, l'invalidità, nessuno si sta occupando del... Non ho ottenuto nessuna reazione, nessuna risposta. Порошенко и его власть показывают, что Украина вся, весь народ хочет в Европу и хочет в НАТО, но это не так. Порошенко, la propaganda fanno vedere che come se l'Ucraina e tutto il popolo ucraino vuole entrare nella NATO, nell'Unione Europea, ma nella realtà non è così. Примерно треть населения, треть хочет в НАТО и хочет в Евросоюз, это порядка 30%. Solo un 30% della popolazione ucraina vuole entrare nella NATO e nella Unione Europea. Noi avevamo chiesto un referendum, secondo le norme, ma referendum non lo fanno perché sanno benissimo che il risultato non è come quello che vogliono loro. Non darebbe. Также нарушается Конституция, потому что в Конституции закреплен внеблоковый статус государства Украины. Внеблоковый. Мы не можем ходить по Конституции ни в НАТО, ни в Евросоюз. Но e poi noi, come la Costituzione Ucraina prevede che noi, come Stato, l'Ucraina non deve, deve essere fuori dai blocchi, non deve appartenere né alla NATO né all'Unione Europea. Поэтому на Украине просто уничтожена оппозиция, уничтожены социальные партии, коммунистическая партия. Nell'Ucraina praticamente l'opposizione è stata distrutta, il partito comunista è stato represso. Политические деятели, которые являются оппозиционными, они их либо бьют, либо вынуждают уехать из страны, либо сидят в тюрьмах. Gli oppositori sono costretti o a scappare, oppure vengono perseguitati, oppure vengono incarcerati. Например, у меня несколько уголовных дел, и я нахожусь на сайте Миротворец. Per esempio, io sono nel famoso elenco Миротворец, e contro di me sono state fatte diverse denunce penali. Выложили адрес, данные моих детей. Hanno pubblicato l'indirizzo mio, i dati dei miei figli. Мы вынуждены менять место жительства, потому что... Siamo costretti a cambiare spesso residenza. Потому что огромное количество радикалов, которые убивали политиков, они на свободе. Coloro che hanno ucciso i politici sono ancora in libertà in Ucraina. Отпустили на свободу тех, кто убивал Олеся Бузюна. Per esempio, hanno rilasciato coloro che hanno ucciso Олеся Бузюна. Поэтому очень тяжело сейчас Украине защищать интересы украинского народа. Adesso difendere gli interessi del popolo ucraino è veramente molto difficile, la situazione continua a rimanere molto pesante. До сих пор не расследовали Одессу 2 мая, где явно было сожгли людей именно провластные структуры и радикалы. E non hanno nemmeno fatto le indagini, non hanno neanche assicurato alla giustizia coloro che hanno effettuato l'eccidio di Odessa, che chiaramente è stato fatto dai rappresentanti del governo di Kiev, estremisti nazisti. Официально 48, но как утверждают одесситы, около сотни погибших. Около сотни. Come dicono gli odessiti, sono circa un centinaio, ma ufficialmente dicono 48. Потому что если бы было 50 человек, то по международным нормам является геноцидом. До 50 является просто преступлением, как бы массовым убийством. А так геноцид. Свыше 50. Perché sopra i 50 diventa genocidio, no? E invece loro mantengono sta cifra 48 apposta per rimanere nell'ambito del delitto. La TV si occupa di smascherare i delitti e i crimini che sono stati commessi nel Donbass. Ringraziamo voi. Занимается тем, что вот стараемся. Siete venuti a portare questa testimonianza. Noi portiamo la solidarietà a voi, a tutto il popolo del Donbass e ai bambini in particolar modo che stanno soffrendo tuttora. Siamo solidarni con voi e вашим народом, который столько пережил. E attraverso voi anche noi portiamo un messaggio politico piuttosto chiaro alle forze democratiche di Bruxelles. Наше послание очень ясно, мы солидарны с вами. Спасибо народу. Grazie mille per essere qui. И спасибо вам большое за то, что вы здесь. Спасибо.